Molti paesi dell'Europa meridionale continuano a soffrire un'ondata di caldo estremo che va avanti ormai da settimane e non accenna a placarsi. Il caldo torrido portato dall'anticiclone africano Caronte ha reso l'aria irrespirabile soprattutto in Spagna, Italia, Grecia e in tutta la penisola balcanica. In Italia il Ministero della Salute assegna un bollino rosso a 14 città per il 18 luglio, che salgono a 17 domani 19 luglio. It's unbelievable. Just yes, you have to stay hydrated, drinking, and hopefully you'll survive in this weather. Il Ministero della Cultura greco ha ordinato la chiusura dell'Acropoli di Atene nelle ore di maggior caldo, con i meteorologi che hanno dichiarato che l'aria rovente proveniente dall'Africa persisterà ancora per diversi giorni, almeno fino a domenica. Giovedì le temperature dovrebbero raggiungere i 43 gradi. Anche la Croazia sta registrando temperature record, le più alte mai registrate sul Mar Adriatico. Le strade del centro storico di Dubrovnik sono comunque affollate da migliaia di turisti alla continua ricerca d'ombra mentre esplorano la città. La Romania rimane in allerta arancione per il caldo. A Iasi una persona è morta e un'altra in condizioni molto gravi dopo aver preso un'insolazione. I medici sottolineano che è importante conoscere i sintomi dell'ipertermia e della disidratazione così da poter agire il più rapidamente possibile. La Procura della Repubblica di Catania, nell'ambito dell'indagine a carico del 60enne pregiudicato catanese Antonio Tringale, indagato per rapina aggravata, ha richiesto ed ottenuto dal GIP del Tribunale di Catania l'emissione di una misura di custodia cautelare in carcere eseguita dai carabinieri dell'Atenense di Mister Bianco. I fatti risalgono il 17 settembre dello scorso anno, quando intorno alle 10:30 due uomini avevano perpetrato una rapina presso un esercizio commerciale sito in corso Carlo Marx di Mister Bianco, gestito da cittadini di origini cinesi. I due autori del reato, travisati con una maschera chirurgica sul viso ed un cappellino sul capo, avevano fatto il loro ingresso all'interno del negozio e mentre uno dei complici intimoriva la titolare 55enne, l'altro si era invece preoccupato di rovistare nella cassa prendendo i 300 euro che conteneva. L'immediato intervento dei carabinieri, che hanno subito esaminato i filmati dell'impianto di videosorveglianza del locale, ha consentito l'identificazione di uno degli autori della rapina. Nella serata di quella stessa giornata, infatti, proprio la Fiat Uno utilizzata dai rapinatori è stata sottoposta a un controllo stradale. I militari, avendo accertato che era stata rubata, avevano denunciato il conducente Tringale per recitazione e falsa attestazione a pubblico ufficiale sulla propria identità. La Procura della Repubblica di Catania, nell'ambito dell'indagine a carico del 60enne pregiudicato catanese Antonio Tringale, indagato per rapina aggravata, ha richiesto ed ottenuto dal GIP del Tribunale di Catania l'emissione di una misura di custodia cautelare in carcere eseguita dai carabinieri dell'Atenense di Mister Bianco. I fatti risalgono il 17 settembre dello scorso anno, quando intorno alle 10:30 due uomini che avevano permesso. I fatti risalgono il 17 settembre dello scorso anno, quando intorno alle 10:30 due uomini avevano perpetrato una rapina presso un esercizio commerciale sito in corso Carlo Marx di Mister Bianco, gestito da cittadini di origini cinesi. I due autori del reato, travisati con una maschera chirurgica sul viso ed un cappellino sul capo, avevano fatto il loro ingresso all'interno del negozio e mentre uno dei complici intimoriva la titolare 55enne, l'altro si era invece preoccupato di rovistare nella cassa prendendo i 300 euro che conteneva. La signora, forse sospettando che non avesse armi, ha provato a reagire, ma è stata colpita al volto con uno schiaffo da uno dei due rapinatori, che poi assieme al complice è salito a bordo di una Fiat Uno per la fuga. L'immediato intervento dei carabinieri, che hanno subito esaminato i filmati dell'impianto di videosorveglianza del locale, ha consentito l'identificazione di uno degli autori della rapina. Nella serata di quella stessa giornata, infatti, proprio la Fiat Uno utilizzata dai rapinatori è stata sottoposta a un controllo stradale. I militari, avendo accertato che era stata rubata, avevano denunciato il conducente Tringale per recitazione e falsa attestazione a pubblico ufficiale sulla propria identità. I carabinieri della compagnia di Randazzo hanno denunciato a piede libero per reato di danneggiamento aggravato in concorso 3 giorni del posto che tra la fine dello scorso anno e i primi di gennaio hanno distrutto 11 parchimetri a Bronte. In merito a seguito dei primi danneggiamenti delle colonnine che erano i tickets per il servizio di parcheggio nelle cosiddette strisce blu, i militari hanno estrapolato le immagini dei sistemi di videosorveglianza delle vie del centro. I militari della stazione di Bronte del nucleo radiomobile di Randazzo sono riusciti a risalire i colpevoli 3 giovani brontesi di 16, 22 e 28 anni, quest'ultimo già noto alle forze dell'ordine, i quali tra la notte di Capodanno e il successivo 10 gennaio hanno fatto esplodere i parcometri. L'esame di video ha permesso di costruire le fasi salienti di alcuni raid.
In una circostanza, due dei tre ragazzi sono stati ripresi mentre in tarda serata, completamente incappucciati, si aggiravano tra i vicoli del centro storico con fare circospetto, guardandosi intorno fino a quando si sono avvicinati a una colonnina collocata in Corso Umberto, piazzando un ordigno esplosivo artigianale per poi allontanarsi a gambe levate. Catania. Ambiente. La sorgente Leucatia utilizzata per irrigare il verde del Parco Gioeni. Sono state consegnati questa mattina dall'assessore comunale all'ambiente Salvo Tomarchio i lavori all'impresa. Appaltatrice per la rigenerazione verde del Parco Gioeni, resi possibili grazie a un finanziamento del Ministero per l'Ambiente di 1,7 milioni di euro, nell'ambito di un piano di azione nazionale per il contrasto al cambiamento climatico. Insieme al sindaco Trantino e ai tecnici comunali, ha detto l'assessore Tomarchio, siamo orgogliosi perché con l'avvio di questo nuovo cantiere, finalmente, per la prima volta da quando è stata individuata, si potrà sfruttare a fini irrigui la sorgente di Leucatia la cui acqua ora si perde inutilmente. Secondo stime, 2 milioni di litri al giorno. Ne utilizzeremo circa 700.000 litri quotidianamente per irrigare tutto il Parco Gioeni e contrastare efficacemente in questo modo i fenomeni delle alte temperature e della siccità che stanno mettendo a dura prova il verde cittadino. Premio che poi consiste in una borsa di studio. Quest'anno sono stati assegnati 5 premi e sempre hanno trattato temi importanti che riguardano l'inclusione sociale, la globalizzazione e anche il tema della tossicodipendenza. Allora, io inizierei subito qui, che ho qui Sofian. Allora, Sofian, se lo facciamo avvicinare. Sofian, Paolo. Timore, ho vinto il secondo premio con il tema riguardante la tossicodipendenza. Cosa ti ha spinto? Mi ha spinto, ho parlato della tossicodipendenza anche riguardo al sia... Oltre al tema della tossicodipendenza, ho voluto parlare dell'inclusione e dell'integrazione degli anziani nella società, perché gli anziani possiedono un bagaglio di esperienze di vita che può servire ai giovani, perché sono anche trasmissioni di amore. Allora, soddisfatta, professoressa, hanno conseguito primo premio anche. Quarto. Primo e quarto premio e siamo più che soddisfatti, ma soprattutto quello che ci interessa è essersi messi in competizione, perché le vittorie arrivano ma è importante partecipare e loro hanno abbracciato subito questo progetto con grande entusiasmo. Quindi... Bene. La parola alla nostra premiata, allora tu primo premio. Sì. Io ho parlato dell'integrazione di tutte quelle persone che non, cioè, fanno parte della nostra stessa società, che però spesso vengono emarginate a causa delle difficili situazioni, dei difficili contesti a cui appartengono, e quindi ho parlato proprio dell'associazione Volunteers, composta da tutti quei ragazzi che diciamo, come obiettivo hanno proprio aiutare tutte queste persone, a partire dal fare la spesa, aiutare a donare cibo, fino anche al passare le loro ore con questi ragazzi, farli giocare, farli studiare, per riuscire a estrapolarli da queste situazioni da cui loro purtroppo, di cui loro fanno parte volontariamente, chiaramente. Letizia Brex, ho avuto il quarto premio e ho deciso di... Liceo Classico Ospedalieri, diciamo. Sì, Liceo Classico Ospedalieri. E, ho realizzato una poesia dal titolo Alienati, che si concentra su tutti i temi, diciamo, più o meno, però in particolar modo su quello dell'inclusione e dell'identità. Infatti è un dialogo appunto tra due soggetti fittizi in cui ci si rende conto che non c'è un modello a cui ispirarsi, perciò tutti siamo diversi ma al contempo non lo è nessuno, perché non, tutti noi in qualche modo non ci adeguiamo a dei modelli prefissati. Le previsioni meteo di venerdì 19 luglio 2024 di Globus Television.